Com'è possibile che siamo arrivati da questo? Sei stato divertente e accattivante, quindi io ti invito a venire nel team GUE. A questo? Dai cazzo, va benissimo, ti aggiorno allora. Perfetto. Ciao Fra, buongiorno. Ciao a te. Bene. Perché a volte le strade della vita si incrociano in modo imprevedibile. Per capire questa storia dobbiamo tornare indietro. Correva l'anno 2017 e io ero appena stato in Bulgaria per fare una cosa leggermente fuori dalla mia zona di comfort. E nel frattempo avevo appena realizzato il primo vlog per questo canale. Ora, furono proprio gli apprezzamenti a quel video, fatto per divertimento e senza nessuna aspettativa, a farmi decidere a farne altri. Insomma, ad aprire questo canale YouTube. Ecco il primo indizio del racconto. Perché mentre provai format anche discutibili, tornai sul luogo del misfatto tante altre volte, indagando soprattutto Sofia, la capitale bulgara, dove la vita costa la metà dell'Italia, o almeno di Milano. Bene, tenete a mente questo nome, perché è proprio uno di quei video, nella sua versione ridotta a bit, che è passato dall'algoritmo dei server Google per arrivare a un ragazzo che stava cercando informazioni proprio su Sofia, anche se ancora nessuno dei due aveva la minima idea di chi fosse l'altro. Ehi, chi è? E lui è Ralph Lautrec, cioè in realtà è Ernesto, ma si fa chiamare Ralph Lautrec. Arte Ralph Lautrec. Suo nome d'arte è Star Trek, non ho capito. Star Trek. È il suo nome d'arte da rapper. Toulouse Lautrec forse. Esattamente, è un pun, no? È una crasi tra. Una crasi? Sei andato tante volte in crasi? Sto vivendo una crasi, una crasi. E a inizio anno stava cercando una location per il videoclip di una sua canzone, il cui titolo è, rullo di tamburi, proprio Sofia. Iniziano a unirsi un po' di puntini di questa storia. Infatti un giorno mi contatta su Instagram chiedendomi delle info proprio su quella città. Devo essere stato abbastanza convincente, visto che qualche giorno dopo esce questo video. E a parte i sottotitoli in cirillico, perché il bulgaro si scrive così, si può vedere che la città è proprio Sofia. Che mi dicono mi devi nada, poi dopo chiedono il conto, tanto conduco vite separate da tutti quelli che incontro. Nei giorni di lockdown stavo leggendo un po' di libri per colmare una delle mie lacune da imprenditore, che è il marketing. E infatti ripassavo il famoso libro di Cialdini, Le armi della persuasione, che parla del principio di reciprocità, dove si dice che se si fa un favore a qualcuno, quello poi si sentirà più in dovere di ricambiare. E quindi cosa fai? Non glielo chiedi un piccolo pezzettino rap dedicato? Tanto dice di no. Oi, ciao Ralph, come va? Bella, tutto bene, tu? Posto? Bene, dai, sì. Senti, mi è venuta una pazza idea, ma tranquillo che non è quella della canzone, di Patti Pravo. Così, dimmi tutto. Stavo pensando, vorrei aggiungere una sigla all'inizio dei miei video su YouTube. Ok, poi intro, no? Sì. Pensavo quanto sarebbe figa avere una base rap. Come la vedi? Perfetto, tipo 5-10 secondi di skit rappato iniziale, dici? Sì, sì. Ma la vuoi da un altro o la vuoi da... Scherzando. No, dai. Facciamolo, scherzi a parte, facciamolo. A presto, allora. Bella. Ciao, Simo. Ciao. Dice di sì. Però pensandoci così, un brano che ascolto solo io mi sembrava sprecato. Allora ho pensato al mio progetto su YouTube e a tutto quello che ho già fatto, e che c'è una cosa che mi è sempre mancata: la sigla. Space Valley ce l'ha, la voglio anche io. Quindi gli ho chiesto una bella sigla basata sugli argomenti del canale, che poi sono quelli della mia vita. Quindi imprenditoria, la generazione di cui faccio parte, i millennials, e ora qui, nella posta, ho il file con la clip. Ora sono indeciso se farvela ascoltare adesso o come sigla del prossimo video. Allora facciamo così, intanto iscriviti perché dal prossimo video diventerà ufficialmente la sigla del canale. E ormai che ne conosci la storia ci penserai ogni volta che la senti. Però dai, non essendo su Instagram dove posso fare in diretta i sondaggi e vederli rovinati dai bot, decido io e faccio il primo ascolto qui con voi in diretta. Che per realtà questo video va montato, quindi non è in diretta, ma lo sentirò la primissima volta qui con voi. Giuro che non l'ho mai ancora ascoltata. Ah, prima di ascoltarla una cosa. Ho deciso di dare una direzione a questi miei video, decidendo di mostrare perché viviamo in un'epoca piena di opportunità.
E se andare ad aprire un campo di lumache a Sofia, in Bulgaria, per questo essere trovato da un rapper che in cambio dei miei consigli mi manda un brano personalizzato che userò come sigla del mio canale non dovesse bastare, beh, non so che altro fare. Bene, quindi, tempo di ascoltarla e vedere cosa ha combinato. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ci mettiamo subito al lavoro, a tra pochissimo. Spesso, per quanto mi riguarda, nel processo creativo si inizia sempre da una sorta di melodia chiamata top line in gergo, dove insomma ipotizzi una soluzione melodica che potrebbe stare bene su questa base, da lì parti e poi la riempi con le parole. Almeno per quanto mi riguarda è quasi sempre così, sia per quanto riguarda i flow rappati, sia per quanto riguarda la melodia ipotetica del ritornello. Perfetto, è tutto pronto. Aspettiamo di andarla a registrare e spero ti piaccia. Ciao Fra. No. Ok. Non è che manca una quartina? No, oh, bene chiuderla così. Sì. Perché tanto attacca un pelone. Esatto. Bella. Vivo come voglio, se sono un millennial. Ma non so che vuol dire essere un millennial. Va bene, ti aggiorno, se sono un millennial. E la vita non so che cosa mi insegnerà. Vivo come voglio, sì, sono un millennial. Ma non so che vuol dire essere un millennial. iPhone sempre in mano, sì, come un millennial. E seguo Simo con i video di fitness, pure con i video di business. Non è vero tutto quanto quello che dicevano, ora finalmente io lo capisco. Faremo la storia, quindi studi la mia. Ho ricominciato pure più di una vita, non mi sono perso mica sulla mia via. Ed ho fatto viaggi pure in Bulgaria, quando pare che la vita te ti butta via. E che poi non usciremo più da lì, a poco noi faremo fuoco, sai che sono loco, tu continua a seguire la magia.